Però io penso che nel momento in cui si insidia quel pensiero del sti cazzi non cambia niente, cambia tutto. Appena c'è un pensiero del tipo ma sì, Capito? tanto vinciamo, non c'è bisogno di fare bene, allora si fa male anche quando in realtà c'è bisogno di fare bene. Non so come spiegarti. Ciao Ramarro, grazie per i 9 mesi. Se non lo testi in skin quando dovessi testarlo. Ci sono delle cose. Non so perché il tuo commento mi ha dato così tanta nervosismo e rabbia da insultarti. Ci sono delle cose che secondo me vanno chiaramente testate in skin e bisogna capire se funzionano, se non funzionano. E la scrim è sicuramente un posto buono. Sicuramente non bisognerebbe testare in scrim, a mio avviso. Ciò che non si è testato in solo queue, prima di tutto. E poi ci sono momenti dove secondo me ci può uscire più la comfort zone. Secondo me non sono i playoff. No. L'obiettivo della scrim non si vince la partita. L'obiettivo della scrim è capire quello che facciamo meglio. Capirlo e farlo al meglio delle nostre possibilità. As easy as that. Dobbiamo prendere top lane. Meno male. Nautilus meglio? Ci sta, Nautilus potrebbe essere leggermente meglio di Blitzcrank. Potremmo giocare anche Braum, anche se contro Vel'Koz mi fa schifo. Morgana mi sembra debole qui. Taric, hanno comunque tre auto-attacker. Nautilus, baby. Paolone, come stai, Stellina? Ti voglio bene. Bella, Kingone, tutto bene. Thresh forse è un'idea. Mi piace Thresh. Sì. Legge trash. Poppy forse era leggermente sopra, ancora di più. Però C'è un buco. Thresh sinergizza molto bene con Lilia, con Cho'Gath, Evento perché raro. gli si tappano le Benvenuti cose. a Asa King. Oh, quanti sub! Lucky, Aniel, i Twins, tutto bene, come stai? Ragazzi, grazie mille. Giochiamo Warmogs, ok? C'è un bel po' di poke, Vel'Koz fa danno puro. Non credo che faccia danno in percentuale. Sono Master 640 LP. Forse ho 7 di E, vabbè, sti cazzi. Ha flashato Vel'Koz. Alright.
Knight. Erano un poco AFK l'amico Kha'Zix. Ha fatto un bello panic flash. E abbiamo preso una bella kill su Jace. Hanno priorità di push rispetto a noi. Forse si può fare un autoattacco così. Molto carina come cosa. Se lo fai con la E fai veramente tanto male, ragazzi. Potremmo forse grabbare Alistar, ma mi sembra inappropriato. Sprecheremo l'aftershock, lui si cura. Possiamo essere annoying così, va benissimo. La priorità l'abbiamo chiaramente persa. E va benissimo così. Bene, bene, bene. Non so, ho fatto bene perché abbiamo investito un bel po' di mana. Però alla fine, dai. Lo recuperiamo questo mana. Mi piace molto l'idea di fare. Boom, è un destro. Non ci siamo riusciti in Jinx da lontano. Forse Alice si potrebbe fare male su quel carretto. No, è troppo coperto. Uscio, forse vanno a citare call, va bene così. Ho aspettato a prendere il carretto, altrimenti lui avrebbe perso il mio. Hanno pushato, credo che è collato perché c'è nel call. C'è probabilmente l'amico. Andiamo mid lane. Possibilità di essere che romper, rompe il cazzo. Il fatto che non abbia la lanterna è proprio una merda. Dovrebbe flashare e poi jumpare. Abbiamo avuto un sacco di sfighe, cazzo. Possiamo accontentare. Non ho il mana manco per pisciare. Minchia, ci ha proprio fregato. Ci ha proprio fregato. Grande intelligenza. Dice che muore Lilia? Dubito fortemente. Non ha flashato. A stoppare il jump di Alistar non è facile, però si può fare. Dopo quel mio forse si può giocare. Il Spadman. Più che altro il mana. Il mana è un problema. Possiamo... Sì, giocheremo Warmog chiaramente. Giocheremo Warmog e CDR Boots, Kha'Zix e Botside. Capisco perché non prende male la cosa, vabbè. Adesso scarpe HP direi qua. Il mana non lo aspettiamo tutto, tanto ha pochissimo mana, quindi anche se sembra che il mana sia poco, comunque col mana regen lo recuperiamo tutto. Un buon roaming Alistar, qui possiamo fare flash su Jinx, credo che muoia. Dovrebbe essere anche Kha'Zix là, penso che Lilia sia purtroppo morta. Cioè volevo dire Alistar, non Kha'Zix. Alistar è ancora là. Jinx è furba, qui recolla.
Così è molto difficile da grabbare, ma non è impossibile. Il spade, anche la W. Abbiamo forzato moltissimo. Vabbè. Ah, giusto provarci. Sarebbe carino. Volevo tankare, vabbè. Prendiamo le anime. Alright. Maximo la Q. Occhio al mana perché è già pochissimo. Occhio lì potrebbe esserci Alistar. Se fa Hexflash dobbiamo essere prontissimi con i riflessi. Possiamo tenerla qui la wave. Non l'avrei pushata, vabbè. Potrebbe esserci Kha'Zix bot. Anche se qui faccio lei non muoio. Questa è una ward molto migliore dell'altra. Top ha perso veramente malissimo. Credo che si possa giocare. È una farm lane. Non so chi scala meglio fra i due. La Kai'Sa Jinx. Magari Jinx ci schiatta. Niente. Possiamo pensare a fare il Drake, Lilia? Ok, non possiamo pensare a fare il Drake. Più che altro Jace mi sembra molto behind e qui secondo me sarà guardato. Che tristezza, maronna mia. Che culo, che sfiga. Culo e sfiga. Questo lo prendo io, se non lo prendo nessuno. Mi sa che lo perde quel minion. Godo. La mia ansia ha fatto un sacco di... Cioè, questa azione valeva 180 gold perché io ho preso il carretto e loro l'hanno perso. E visto che una kills ho 300, direi bene. Qua c'era fare 600 più 400. Anche se prendere cooldown reduction non mi piace per niente come idea, considerato quanto poco mana abbiamo. Preferisco fare questo, vale. Cioè abbiamo veramente pochissimo mana. I biscotti penso che siano abbastanza fondamentali su questo campione. Perché è troppo troppo mana hungry. Quando faremo la quest a livello 3 sarà un po' meglio, ma per il momento è disperato. Vorrei giocare per Drake. Il gameplay è buono del solito. E chi è questa bella stellina? E sei tu? Ciao Paoletto, sono tornato. Ma direi che ci possiamo tranquillamente accontentare di una ulti così grossa. Su quel mio forse si può punire Alistar se trolla. Dove il drago? Molto interessante questo che sta succedendo mid lane. Non abbiamo la ulti. Dobbiamo riprendere la priorità. Piacerebbe dare una mano. Volevo Jinx chiaramente. Il vantaggio di Thresh è che builda
Forse è grabbabile. Molto carino. Devo dargli una lanterna, forse. Il fatto che loro abbiano preso il Drake mi dà un fastidio che non avete idea. Lui ha rallentato, ma non riusciamo a negare anche i Void. Ne avrei pushato un altro. Potremmo recollare, potremmo anche giocare per mid lane per Velkroz. Potrebbe essere un ottimo roaming questo qua. Ce l'auguriamo che lo sia. Velkroz con il flash, questo è un bellissimo posizionamento, qui c'è Alistar a breve. Non dovrebbe avere la ulti, ce l'ha cazzo, vabbè, portiamo a casa di nuovo. Ma poi soprattutto hanno il support che è chunkatissimo. Abbiamo difeso la vision, tutto questo è perfetto. Va bene, devo arrivare a fare l'obiettivo, no? Occhio bot, tutto perfetto. A livello di macro molto molto ordinato, molto preciso. C'è Gnar là, ma non gli dobbiamo dire un cazzo. Lei ha chiesto una mano, ma non le serve una mano. Non le serve una mano, dai. Recolliamo. Potremmo optare per... Ah, che rotto dico io. Facciamo quello d'arancio, dai. Andiamo botlane. Le anime ne droppano un botto quei cosi? Ah, i pisellini piccoli? Non ci avevo mai pensato, grazie per il consiglio. Vabbè, però per me comunque va più valore essere sulla mappa che prendere le anime. Qui non dovrebbe avere la ulti. E Worf anche questo. Abbiamo di nuovo rivisto Kha'Zix bot. Abbiamo levato pressione. Alistar ha perso praticamente tutta la vita. Ha flashato anche lui. Anche questo è un trade che ci gusta molto. Benvenuto King, Asa King. Vabbè, anche però questo non è ma... Ah, potevo 40 salvarmi. mesi che ti Se grabbiamo mantengo e Giorgio, ancora non magari. mi hai dato un bacino emoticon triste. Magari muore lui. Hanno investito veramente tantissime risorse per noi. Senza magari lui muore. È già morto. Ma tiro, ragazzi. Nemmeno così male. Un 2-1. Abbiamo preso un TP. Abbiamo preso la kill dall'altra parte. Possiamo giocare Herald. Adesso rommiamo. Tobias. Mua! Tieni, King. Ci mancherebbe, vita mia. Ci chiamo per Herald. Grand ping forse Alistar. Bella ward forse Alistar Kha'Zix. Ecco Alistar. Ecco Kha'Zix. Possibile giocata in mid lane. Questa ward era bella da mettere. Peccato, si poteva fare meglio. Giocata fa schifo. È morto quello. Interessante. Dovrei morire io? Oh, uso Dovelcos per scappare da Kha'Zix, incredibile! Peccato che sono morto, ma comunque è super Worf. Possiamo giocare Drake invece che Herald, che è più solido come collo.
Ink. Comunque è una partita molto difficile, penso, per colpa di Jace. Un buon setup, poi Lilia ci... Va benissimo, ragazzi. Non vuole davvero giocare lui, vuole solo romperci i coglioni. Ma dobbiamo giocare questo, dobbiamo grappare quello. O Lilia in base non si può contestare l'obiettivo. Facciamo niente di collare, magari andiamo per Jinx. Potevo andare sul mino e poi ingaggiare, ma era forzato. Possibile che Azit qua, dobbiamo sicuramente giocare per quello. Sicuramente ci dovrebbe essere Alistar lì. Va bene. Gran pink. Gran ward. Setup della vision molto buono. Adesso saliamo. Prendiamo le animelle. L'ultima non la prendiamo perché è troppo off tempo. Ci vogliamo chiudere, eh? Non moriamo. Mid per io. Jinx possibile in pericolo. Niente. Oh, non fanno errore questi ragazzi. Oh, usa la lanterna. Ma mi sembra inappropriato. Andiamo. Ora iniziamo a tankare. Dovrebbe morire finalmente l'amico Gnar. Possiamo dire la lanterna solo per prendere l'assist. Sto godendo, cazzo. Ci potrebbe tranquillamente giocare qui. Non devo contestare gli avversari. Bella idea, ma se vengono li spacchiamo. Exos assolutamente su Kha'Zix. A breve ci abbiamo la Warmog, ma non è abbastanza breve. Dovrebbe morire Jace, secondo me. Possiamo recollare, eh. Vai, questo è un gran recall, questo è sbagliato. L'avevo detto di andare via. Quella cade adesso. Perfetto. Gran ward. Andiamo ad aiutare il Cristiano. È un solo vado purtroppo. Deve comunque arrivare in tempo. Però non abbiamo la mid prima, non so se possiamo giocare. Sembra di un forzato che la metà bastava. E avevate ragione voi, non ho manco preso l'assist. Vi chiedo immensamente scusa. A breve ci abbiamo... come cazzo si chiama? Ah, questo sta intanto. Qui è tutto pulito. E lì dovrebbero morire. Che sfiga. Ho visto nella mia carriera ingaggi più brutti. Non ci possiamo credere, ragazzi. Ah, ma no, ma... è morto. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo se sto sborando.
Lui alla ulti, l'ammazza. Vince il mio. Oh, abbiamo la Warmog, ci abbiamo anche 100, 1300, quindi ci abbiamo anche la cura. Il Prelilia, lo fa tutto io, affanculo. Giga Drake. Vuoi giocare Drake? Eccola. Interessantissimo. Forse Alice, forse Kha'Zix. Mamma mia. Tutto benissimo. Meno male che è morto. Questo è il motivo per cui mi piace. Con Cho'Gath. No, ho sbagliato. Ho trollato. Anche un po' sfigati. No, a posto. Pare che con la Warmog ci curiamo full HP. Le ricaricabili sono totalmente inutili con la Warmog. È importante qui che il drago non ci tocchi mai. Ci sta per toccare. Oddio, forse con la W. Non so se si resetta, non so come funziona. Non cambierà nulla. C'è da giocare Magic Resistance, non c'è dubbio. C'è da giocare Locket. Anche l'Abyssal Mask potrebbe essere un'idea. Ci abbiamo due AP in squadra, anche casa fa danno magico. Abyssal Overlocket. Secondo me Locket è meglio. Ci hanno spottato, possiamo far cercare comunque, non ho paura di nulla. Immaginavo. Posso Alistar? No. Palle, ci hanno preso il tempo sulla Vision. Possiamo guardare anche qua. Benissimo. Dovrebbe vincere Cho'Gath. Il game è molto ordinato. Lì l'ha un po' trollato. Volevo Jinx, ma l'ho preso. Ho l'exhaust. Volevo Jinx di nuovo. È giusto fare il Baron. È una buona call. Possiamo giocare per questo. Ciao bot, we top. Four top, one bot. What do you think? Lo sapevo, è amata come poche cose al mondo. Forse possiamo forzare mid lane. C'è da flashare per Vel'Koz, credo. Kha'Zix no, escape, ma Vel'Koz non può.
Non credo che sia appropriata flashare per Velkoz. Non ha senso, non ha senso. Vogliamo finire, ma questo gli costerà un sacco. Ah, shit, porco Dinch, quando non mi ascoltano gli oi. Perché? Perché? Perché rischiare quando puoi non rischiare? Comunque. Anche questo portato a casa. Sup Jungle Gap. Aveva ragione a metterlo? No. Questo è result oriented analysis. Non perché abbiamo vinto, avevamo ragione. Ok, ho grabbato Jinx, ho fatto flay sui due carry, abbiamo shotto i due carry, abbiamo finito la partita. Ma se tu giochi per la T2 top, non c'è rischio. Mentre magari fai un dead del cazzo, mi ha dato Lilia. Il che vuol dire che tutti gli honor di Lilia passano a me. Il tuo trash è da 5. Ah, questo game mi è piaciuto un sacco. Anche meccanicamente.